vorrei farvi una sfida, soprattutto a quelli fra voi che sono più giovani. Una sfida a provare un esperimento. L'esperimento è questo. Prendete un argomento che vi interessa, sceglietelo voi, non so suggerirvelo. Può essere l'elettronica, può essere l'informatica, può essere la conoscenza di una lingua, può essere un'abilità manuale, può essere una qualunque cosa nella quale siate a livelli bassi, nella quale non siate competenti. E poi scrivete una lettera a voi stessi, una lettera in cui manifestate, cercate di immaginare qual è il livello più alto al quale potreste sperare di arrivare entro 6 mesi o entro 1 anno. Poi questa lettera chiudetela, attaccatela al muro nella vostra stanza, scriveteci la data del giorno in cui dovete aprirla e poi però nel frattempo, mentre passa il tempo dal momento in cui l'avete scritta al momento in cui dovrete aprirla, fate qualche cosa, dedicate ogni giorno un quarto d'ora o 20 minuti a studiare quell'argomento che vi siete prefissi. A questo punto che cosa succede? Io faccio una scommessa con voi. Succede che dopo 6 mesi, bastano già 6 mesi o dopo 1 anno, guardate a che livello siete arrivati e vediamo che speranze potete avere. Se parliamo di 6 mesi, 6 mesi sono 180 giorni. 180 giorni, stavamo dicendo, limitiamoci anche a 15 minuti al giorno. 15 minuti al giorno è un quarto d'ora, cioè ogni 4 giorni fa un'ora. 180 diviso 4 quanto fa? Fa 45. 180 diviso 4 uguale 45. Si tratta di 45 ore. In 45 ore di cose se ne imparano tante. E probabilmente pochi di voi si rendono conto di quante cose si imparano in 45 ore. La quantità è tale che quando aprirete la lettera che avete scritto a voi stessi, vi accorgerete che le vostre previsioni speranzose, rose, dopo tutto la lettera l'avete scritta perché speravate di imparare qualcosa di più, speravate di salire nella stima di voi stessi, nelle vostre abilità, nelle vostre conoscenze, quelle vostre previsioni, le migliori che potevate fare, risulteranno completamente ridicole, troppo modeste, avrete fatto molto, molto di più.